Dobbiamo fare quelle cose fondamentali, i trasporti per spostare le persone da un posto all'altro, quindi arrivano a Napoli, arrivano a Salerno e devono poter andare nel Cilento, devono poter andare sulla costiera Domizia, sulla zona di quella che è la nostra costiera Casertana, di Giugliano, quelle zone lì. Lo possiamo fare, ci servono solo persone che invece di utilizzare le istituzioni come dei bancomat, voi pagate le tasse e loro prelevano e se rintascano. Ci servono delle persone che entrano nelle istituzioni per lavorarci poco tempo, in fretta, e devono avere pochi soldi, perché i soldi fanno montare la testa e fanno dimenticare i problemi comuni delle persone. Ricordiamocelo sempre, io lo vedo lì dentro, sono entrato 2 anni fa, il 23 marzo del 2013, seduto su quella sedia, su quella poltrona che fu anche di Sandro Pertini, che fu vicepresidente della Camera dei Deputati. Grazie. Seduto lì, io, eletto vicepresidente, avevo alla mia sinistra Buttiglione, che fa politica da prima che i miei genitori si conoscessero. Sulla destra, gente che fa politica da quando i miei nonni si sono sposati. Persone che stanno lì dentro a spese vostre da troppo tempo. Gente come Formigoni, Schifani, tutti i soggetti che voi non vedete più in TV e quindi pensate che non esistano più. Ma ricordatevi che sono soggetti che al Senato mantengono in piedi il governo Renzi. Sono queste persone che ogni giorno battono cassa per il loro voto al governo che attualmente ci governa. Che cosa sono venuto a fare qui? A darvi un po' di buone notizie, perché sinceramente di brutte notizie ne abbiamo ogni giorno e siamo già abbastanza tristi. Noi ci prepariamo ad andare in regione con persone che una volta entrati lì si taglieranno oltre metà dello stipendio. Voi direte a che serve tagliarsi oltre metà dello stipendio? Vi dico io a che serve. Io e altri 140 parlamentari del Movimento 5 Stelle, tagliandoci oltre metà dello stipendio, ogni mese per 2 anni abbiamo messo insieme su un fondo del Ministero 10 milioni di euro. Cosa ci faremo? Faremo partire 2.000 nuove imprese a giugno e una al giorno per oltre 10 anni. E di queste circa 5.000 imprese che partiranno, 200 saranno campane. Se ogni impresa vuole dare 10 posti di lavoro, con i soldi degli stipendi di 140 parlamentari abbiamo creato 2.000 posti di lavoro in Campania. E io sarò orgoglioso di tornare in questa piazza a luglio a presentarvi il primo cittadino campano che avrà avuto un posto di lavoro, avrà aperto un'impresa grazie ai soldi degli stipendi dei politici. In tutto l'Occidente una cosa del genere non è mai vista. Faranno anche i nostri consiglieri regionali se entreranno in regione e saranno delle persone che oltre a tagliarsi lo stipendio per creare nuovi posti di lavoro ci potranno stare poco tempo, perché stare troppo tempo lì dentro non vuol dire fare esperienza, stare troppo tempo lì dentro significa fare il sedere come la poltrona. Esatto. E alla fine no. Ci si rimane così attaccati che ogni 5 anni si prova a farsi rieleggere. Ma siccome vuoi essere rieletto per 30 anni perché credi che sia un lavoro, credi che la politica sia un posto dove stare per stare meglio tu, invece la politica è un posto dove far entrare uno per far star meglio gli altri, quelli che stanno fuori dalle istituzioni, siccome questi per farsi rieleggere poi cominciano a fare clientele, promesse, enti inutili, partecipate inutili, tutta quella roba che poi ricade sulle vostre tasse, che aumentano sempre di più, ASI, TARI, IMU, ICI, tutta quella roba aumenta perché c'è qualcuno che è entrato nelle istituzioni per fare più voti, crea cose inutili per dare posti di lavoro, poi alla fine la cosa inutile fallisce e quello che aveva il lavoro lo perde e voi però continuate a pagare le tasse più alte d'Italia. Allora che vogliamo fare noi? Invertire la tendenza, mandare delle persone lì dentro che ci devono stare poco tempo, noi abbiamo la regola dei 2 mandati, puoi essere eletto solo 2 volte, poi torni a lavorare e poi lì dentro cominciano a realizzare il programma. In Campania stanno per arrivare 20 miliardi di euro di fondi europei. Vi faccio un esempio, l'IMU in Italia che abbiamo pagato nel 2013 valeva 4 miliardi di euro. Tutti gli italiani l'hanno pagata, 4 miliardi. Da noi stanno per arrivare 20 miliardi. Dobbiamo scegliere a chi darli questi 20 miliardi. Se li vogliamo affidare a quelli che hanno gestito i fondi europei fino ad ora in questa regione, fate pure. Ma sapete quale sarà la fine che faranno questi soldi. Se vorrete farli gestire a noi, alla presidenza della regione Campania, noi con quei 20 miliardi ci facciamo un reddito di cittadinanza per chi oggi non ha lavoro, per chi cerca lavoro, per chi l'ha perso,
orientato a dare un reddito a chi guadagna meno di 780 euro al mese, perché per l'Unione Europea i poveri sono quelli che guadagnano meno di 780 euro al mese. Ci sono tanti avvocati, tante casalinghe, tanti pensionati, tanti insegnanti. Il povero non è quello che ci chiede l'elemosina, cioè è anche quello. Ma noi abbiamo questa visione distorta della povertà. Povertà significa che tu non arrivi a fine mese. A quelle persone che sono 10 milioni in Italia e la Campania è la seconda regione per povertà infantile d'Italia, noi diamo un reddito e in cambio gli chiediamo formazione, lavoro per lavori che creeremo noi, perché con il microcredito creeremo sempre più nuove imprese per dare nuovi posti di lavoro. E dall'altra parte chiediamo lavori di pubblica utilità. Io ti do un reddito, tu mi dai una mano a sistemare le piazze, mi dai una mano nei comuni, lo Stato ti dà qualcosa, tu dai qualcosa allo Stato. Il meccanismo del reddito di cittadinanza esiste in tutti i paesi europei. Tanti giovani casertani, giovani e meno giovani, casertani, napoletani, sono in Inghilterra e lo Stato inglese, dopo che perdono il posto di lavoro anche lì, perché magari sono andati a fare i camerieri in Inghilterra, poi perdono il posto di lavoro come camerieri, lo Stato inglese li chiama, li prende per mano e gli dice: io ti do un reddito, tu ti formi per un lavoro che serve a me, Stato inglese, io ti propongo quel lavoro, se non lo accetti perdi il reddito, ma se lo accetti io ti do un'opportunità. Ho tanti amici che sono partiti camerieri in Inghilterra e oggi grazie allo Stato inglese fanno i saldatori, fanno gli informatici, fanno gli archivisti, fanno i giornalisti. Quello che serviva, quello gli è stato proposto. La vera beffa è che glielo ha fatto fare uno Stato straniero mentre la loro patria li ha costretti ad espatriare. Noi con reddito di cittadinanza li riportiamo tutti a casa i nostri giovani e li facciamo lavorare qui, perché siamo gli unici, a parte la Grecia, noi e la Grecia siamo gli unici in tutta Europa a non avere il reddito di cittadinanza. E noi con 17 miliardi di euro facciamo il reddito di cittadinanza per tutta l'Italia. Stanno arrivando 20 miliardi di euro solo in Campania. Mi dovete dire se non è possibile farlo. È solo una questione di volontà. Voi direte: perché non si è fatto? E non si è fatto perché se tu elimini la povertà e la disperazione in questa regione, dove li vanno a prendere i voti quelli? Dove li vanno a prendere i voti? Come se li vanno a comprare più se rendi le persone indipendenti e con una loro dignità? È questo quello che noi vogliamo fare per questa regione. Da una parte mettiamo soldi per far nascere nuove imprese, ma imprese che devono essere competitive. Oggi va forte nell'economia l'agricoltura, va forte l'aeronautica, va forte la nuova tecnologia. Allora noi a queste imprese dobbiamo dare un incoraggiamento, perché quelle che magari falliscono, che fanno i tubi catodici per le TV in un'era degli schermi al plasma, quegli operai che perdono il posto di lavoro sulla catena di montaggio di Pomigliano d'Arco dopo 30 anni di lavoro non sanno dove sbattere la testa, noi li formiamo con il reddito di cittadinanza e li inseriamo nelle nuove aziende a cui avremo dato incentivi per venire in Campania. Io non vi sto raccontando la luna, queste cose noi già le facciamo. A Ragusa c'è un sindaco del Movimento 5 Stelle che, tagliando tutto quello che non serviva, sprechi, stipendi, partecipate inutili, fondazioni, ha recuperato un mucchio di soldi e con quei soldi ha dato un reddito di cittadinanza ai suoi concittadini. Intanto, con le zone franche urbane, ha creato un polo, sta attraendo aziende dal resto d'Europa della nuova tecnologia per dargli lavoro. Gli dice: io ti do delle agevolazioni, tu vieni a mettere pianta stabile qui, facciamo un patto che quando devi assumere, assumi nel mio territorio. Loro dicono: vabbè, ma tu non c'hai gli informatici, io con reddito di cittadinanza te li formo se non ce li ho e poi te li do. E questo circuito crea nuovi posti di lavoro. Non è una fissazione il fatto di aiutare chi non ha lavoro o chi ha meno soldi. È un problema economico, perché chi oggi non guadagna niente non è che non costa niente, perché grava sulle tasse dei cittadini, perché ha una serie di agevolazioni che paga chi lavora, paga chi guadagna. Noi dobbiamo fare in modo che tutti quelli che non hanno un lavoro lo possano trovare, e se non hanno un lavoro devono avere un reddito mentre non glielo troviamo un lavoro. Perché chi perde il lavoro a 50 anni non può avere uno Stato che gli dice: trovati un lavoro, perché a 50 anni è fuori mercato,
lo Stato gli deve dare un reddito a lui e alla sua famiglia, lo deve formare e lo deve reinserire lavorativamente. E se proprio non riesce a trovargli un lavoro in provincia di Caserta o in provincia di Napoli, lo manda in provincia di Benevento, ma un modo lo si trova se si investe nei settori che producono lavoro. Se invece facciamo il microcredito come si è fatto in questa regione fino ad ora, finanziamenti a pioggia alle aziende amiche che erano già decotte, tu metti i soldi in un secchio bucato e l'acqua continua a scendere e non produci nessun nuovo posto di lavoro. Noi con 10 milioni di euro dei nostri stipendi produciamo 2.000 imprese a giugno e una al giorno per 10 anni. Se vorrete darci l'opportunità di governare questo paese, 10 milioni di euro con una legge che taglia i privilegi di tutti i politici italiani diventano 10 miliardi di euro. E a quel punto non fai il microcredito, abbassi le tasse a tutti i cittadini. C'è un comune dove governiamo noi che a Semini avevamo recuperato così tanti soldi, c'erano avanzati così tanti soldi che il sindaco ha detto: che volete farne di questi soldi ai suoi concittadini? E loro gli hanno detto: scusa sindaco, se noi abbiamo più soldi tagliando gli sprechi, eliminiamo una tassa come la TASI e recuperiamo. E infatti nei nostri due comuni, a Semini e Ragusa, la TASI non si paga più. E la TARI, che è la tassa dell'immondizia per intenderci, la paghiamo per quanta immondizia produciamo. Non è che al nord sono più civili di noi che fanno la differenziata benissimo. Semplicemente al nord dell'Europa, non al nord Italia, al nord dell'Europa, tu paghi quanta immondizia produci. Se tu non produci immondizia quel giorno, non paghi la tassa. È una cosa lineare, invece noi qui paghiamo a metro quadrato, poi cambiano ogni tanto la tassa, gli cambiano nome, ma alla fine il concetto qual è? Che serve una raccolta differenziata puntuale, che significa che tanta immondizia produci, meno tasse, meno immondizia produci, meno tasse paghi. Questo è tutto il meccanismo. Se saremo in grado di prendere queste persone e mandarle in consiglio regionale nei comuni dove ci candidiamo, che ci sono più di 10 comuni in Campania dove abbiamo presentato candidati sindaco, perché ci sono circa 10 comuni che vanno al voto, bene, altrimenti vorrà dire che noi ci saremo sempre, noi non è che scompariamo, noi in questa piazza immagino che ci siamo ormai da 6-7 anni. Sette anni in cui le elezioni saranno state un paio, voi non ci vedete a due mesi dalle elezioni comparire e scomparire il giorno dopo le elezioni. Io su questo territorio ci sto da 2 anni e sto lottando, dopo domani mattina incontro i consulenti del lavoro per far partire il progetto microcredito in Campania. Abbiamo fatto un circuito virtuoso, nasceranno nuove imprese. Noi stiamo facendo tutto quello che possiamo già dall'opposizione, non è che vi diciamo dobbiamo andare al governo per risolvere tutto. Anche tagliandoci i nostri stipendi, datecene atto, il 31 maggio si va a votare per le regionali, prendiamoci questa opportunità una volta tanto, crediamo che il voto può servire al cambiamento, perché non credendoci che facciamo il loro gioco, loro aspettano soltanto che questa regione si astenga dal voto. I partiti comunque qualcuno ce l'hanno sempre che va a votare, perché hanno creato così tante clientele che qualcuno ce l'hanno sempre che va a votare. Ma oltre il 50% in Emilia Romagna che si è astenuto ha fatto il gioco di chi ha vinto le elezioni.